conclusiva prima dell'Oxer rustico, ovvero la doppia gabbia al numero 11, chiusa poi nella sua dirittura da un passaggio di sentiero particolarmente sensibile. Non ci sono stati finora netti e siamo al binomio numero 16, quello formato dal francese Duguay, Romain Duguay, con Orlando de Pruillo, che è uno stallone dal mantello sauro di origine belga di 10 anni. Dobbiamo dire che comunque l'ingresso a questo Gran Premio è determinato dalla classifica inversa ottenuta durante la qualifica di venerdì. Sono 40 i binomi ammessi al Gran Premio dopo la prova dell'altro ieri, di venerdì scorso. Il concorso, ve lo ricordo, è cominciato il 1° maggio e oggi si conclude. Ed è una classifica appunto inversa rispetto alla loro qualificazione, dove esatto, vedremo i binomi migliori in fondo alla graduatoria, a cominciare proprio da Giulia Martinengo Marché, che in questo momento occupa la seconda posizione nella classifica provvisoria con CT e che prenderà il via per penultima, preceduta da Taizo Sugitani, il giapponese, e seguita da Manfred Müller, lo svizzero, che è stato il migliore nella prova di qualifica. Il migliore degli azzurri fino a questo momento è Mirko Casadei con 8 penalità, seguito da Giuseppe Rolli, da Alberto Carrara con 9 e poi Giuseppe Rolli con 12. Non hanno avuto fortuna fino a questo momento i cavalieri azzurri. Più avanti vedremo Leonardo Falomo, poi Natale Chiaudani, Luca Calabro, Juan Carlos Garcia che monta Hamilton de Peré. Quindi Gianni Govoni con Joyer Topal, Vincenzo Chivirri, Emanuele Fiorelli, Chiara Righini e Giulia Martinengo Marché. Finisce intanto Romain Duguay con 4 penalità e fino a questo momento Romain Duguay è il migliore dei 16 binomi scesi in campo. Bisogna dire, Euliano, che qui non hai avuto la mano leggera. No, direi che è un percorso difficile. D'altronde c'è questa qualifica in ballo, poi soprattutto c'è un montepremi di 75.000 euro e trattandosi di un CSI 4 stelle penso che alla fine poi i netti ci vengono. Abbiamo visto purtroppo questo cavaliere francese sfortunato sull'ultimo ostacolo, che ripeto è un Oxer con le piante all'interno, rustico, 1,50 m di altezza per 1,60 m di larghezza. È un ostacolo imponente, ma soprattutto essendo il numero 13 il cavallo arriva un po' affaticato. Un ostacolo dove il cavaliere, siccome c'è una lunga distanza, deve riuscire a tenere in equilibrio e concentrato il cavallo. È cominciata intanto la gara della Amazzone Elvetica Claudia Gisler con Classic, uno stallone dal mantello paio scuro di 12 anni, un castrone di origine tedesca, un annoverano. Claudia Gisler, nata il 22 gennaio del 1980, errore all'acqua intanto, sì, segnalato purtroppo dalla giudice della Riviera, il fronte della Palazzo Municipale, sì, quello del Palazzo Municipale con gli archetti esattamente, che si vedono. Esattamente. Ho lasciato praticamente un'opzione dove il cavaliere può stringere e recuperare un tempo di galoppo o allargarsi aggiungendone uno. Questo dipende molto dalla traiettoria che ha sulla Riviera. Questo invece è il passaggio di sentiero al numero 10, quello che prelude dopo la lunga piegata a mano destra alla dirittura più complicata nella interpretazione tecnica di questo percorso. La doppia gabbia, largo, dritto, largo, c'è errore sul secondo sfortunato elemento. Un po' di sfortuna, sono due tempi, all'inizio un tempo per uscire. Ecco, adesso c'è l'ostacolo finale che viene dopo una lunga... peccato. Toccato con il posteriore, qui Classic, e dunque sono 12 le penalità di Claudia Gisler, con errore all'acqua e poi al secondo elemento, l'elemento intermedio della gabbia, della doppia gabbia. Eccola qui, perfetto il rallenti scelto da Umberto. Ecco, guardate, e qui rivediamo appena appena questo Oxer rustico molto bello. Come al solito Vezzani ha alternato ostacoli che richiamano, come abbiamo detto, l'architettura modenese, ma anche ostacoli di nuova generazione. Bravo, quelli esatto, colorati, sì, anche esatto, con colori diversi che magari fino a poco contrastanti, tempo fa non certo si vedevano nei concorsi e che invece adesso sono sempre più protagonisti. Eccolo qua, il muretto dell'Accademia scavalcato con qualche rischio da Leonardo Falomo e da Flatwood, questo castrone dal mantello sauro di origine tedesca di 13 anni. Leonardo Falomo,
cavaliere che ha accumulato anche una buona esperienza a livello internazionale, sì. Con due coppe del mondo e tre coppe delle nazioni. Tra l'altro con Fleetwood è arrivato sul podio a San Patrignano nel Gran Premio dell'anno scorso. Ecco, lui sceglie la via più lunga e purtroppo è arrivato un po' vicino a questa tavolina molto delicata. Lui ha scelto la parte destra perché il cavallo gli ha fatto un salto molto ampio sulla riviera. Questo è il passaggio di sentiero delle Margherite che precede la combinazione. Precede poi la prima delle due combinazioni, la gabbia in giallo-nero con un dritto e poi il verticale di tavole. Esatto. Bene, fino a un altro Oxer che invece precede l'altra combinazione. Diciamo che l'Oxer più importante è questo che precede la linea formata dalla doppia gabbia. Peccato un errore po' lungo sull'ingresso, sì. Un po' lungo. Poi sfiora anche sì. In uscita, rimane sui ritti però l'asticella. Bene. Sono tre gli errori fino a questo momento di Falò. Ebbene all'ultimo, peccato. Peccato per quell'errore replicato. Ha cominciato con un ecco qua, inseguito di decisione. Questo è l'ostacolo che ricorda il palazzo municipale di Modena. Sì. I cavalieri, le amazzoni, hanno una doppia opzione, possono percorrere una strada più lunga, dunque scegliere un tempo di galoppo in più andando a saltare sulla destra esatto. Oppure sulla sinistra, guardandolo ovviamente di fronte in uscita dalla riviera. Una riviera che mi pare sia di 4 metri. Infatti per una selezione per i giochi olimpici, i campionati europei, la riviera deve essere di 4 metri imposta dal regolamento. Sono due ostacoli con l'acqua, un verticale al numero 3, un verticale sul fosso e poi la riviera preceduta da una serie di archetti che in realtà invitano quasi il cavallo sì. Ad allungare la falcata verso sì. L'esterno, verso il bordo esterno. Esatto, perché essendo molto trasparente il cavallo si avvicina volentieri perché lascia intravedere l'acqua, invece generalmente quando ci sono muri, fiori o siepi il cavallo vede l'acqua all'ultimo minuto e qualche timore lo può avere, invece così lo vede già da lontano. Se un cavallo logicamente ha timore dell'acqua, questo è il modo peggiore, ma per i cavalli a questo livello in Gran Premio direi che è il salto migliore. Siamo intanto quasi a metà del prima manche del Gran Premio, ovviamente il 25% dei partecipanti al Gran Premio e quindi 10, visto che sono 40 in totale, prenderanno parte alla seconda manche, una seconda manche più ridotta sia dal punto di vista degli ostacoli, che saranno 9, sia dal punto di vista della distanza. La velocità richiesta ai binomi è sempre la stessa, ovvero 400 metri al minuto, la classica velocità. Bravo Neil. Neil Talbot per l'Irlanda monta Techie D, stallone svizzero di 14 anni dal mantello Sauro. Indenne fino a questo momento Talbot, quando ha appena superato il minuto di gara ed entra nella seconda combinazione. Che rischio sull'elemento intermedio, uscito però senza errori. Bravo. Qui è arrivato un pochino corto, come si dice in gergo, è riuscito a recuperare. Attenzione all'ultimo ostacolo. Benissimo. E arriva il primo percorso netto del Gran Premio montato alla grande di Modena. Bellissima la prova di Neil Talbot, sì. Tempo di 82,85, perfettamente all'interno degli 84 secondi richiesti. Ha giocato anche con il cronometro il 38enne irlandese, che con Techie D, che è comportato benissimo sulla finale della scorsa stagione in Coppa del Mondo in Croazia, Zagabria, ha vinto, pensate, sia nella prova di Coppa del Mondo sia nella prova di Coppa delle Nazioni, con due percorsi netti ovviamente a livello di squadra. Ora possiamo sicuramente inserire Talbot tra i finalisti che prenderanno diciamo. Parte alla seconda manche, ovvero tra i finalisti. Niklas Ruschi per la Svizzera, ieri discreta la sua prova nel Dodo Speedmaster, cavaliere a suo agio sulle gare di caccia in velocità. Vediamo come si comporta Raja Vantke Arkelhoff, questo castrone sauro di origine belga di 14 anni. Cavaliere d'esperienza questo, fa parte della prima squadra svizzera, è da seguire con interesse ed attenzione. Bravissimo, sui verticali leggermente lungo per superarlo, un po' lungo sulla riviera, è andata bene. Sceglie la
non si è capito bene se andasse al centro, destro o sinistra. Ha errore sulla numero 7. Sì, la tavolina. Ah, peccato. Errore anche sulle margherite, il passaggio di sentiero, gara compromessa per Ruschi, che adesso continuerà ovviamente con quello che in gergo si definisce percorso di lavoro. Difficile che con due errori si possa andare avanti. Precisiamo che dal punto di vista dei punti di qualificazione per l'Olimpiade vale soltanto il netto oppure l'errore singolo, però su tutte e due le manche, 0 o 4 per accumulare punti per l'Olimpiade o per il campionato europeo. Che peccato, quella ha avuto la parte centrale del percorso, purtroppo. Decisione sulla, davvero sulla sì, parte intermedia del percorso per Niklas Ruschi. Ecco, guarda, qua ha avuto proprio un'indecisione, puntava il centro e il cavallo non ha capito bene. E qua purtroppo è stato un errore strano, forse ha stretto la curva per guadagnare tempo, per cercare di rientrare in base al miglior tempo, e ha pagato su questo Oxer che precede la linea della gabbia. Finisce con 8 penalità la prova di Niklas Ruschi, ed ora la tedesca Ulrike Heinig, amazzone 36enne, amazzone che ha cominciato prestissimo la sua stagione, è arrivata anche a gareggiare in Italia a marzo a Busto Arsizio, prima ancora a San Lazzaro di Savena. Qui monta Pacca Ho dell'Eskel, che è un castrone dal mantello grigio di origine belga. Ha avuto una piccola indecisione al fosso, il cavallo non aveva ben capito la traiettoria, ma molto bravo, molto reattivo. Bel cavallo questo. Guardiamo l'acqua. Ha superato un filo. È andata a controllare. Sì. Anche lei bruttissima anche traiettoria. Ha scelto una traiettoria un po' ibrida, metà tra... Esatto. La destra e la sinistra nel senso di scavalcamento, e qui stessa cosa rispetto a Ruschi in precedenza, due errori praticamente in fotocopia. Parte conclusiva, Oxer al numero 10, sfiorato, anche qui un brivido, poi la piegata per entrare nell'ultima combinazione. Bene l'ingresso, peccato, cavallo si è un po' cucciato sulla barriera di anteriore e qua di posteriore, salvato l'anteriore non il posteriore. D'altronde è una linea talmente precisa, il cavallo gli si è messo al trotto. Arriva alla fine addirittura il quinto errore, 20 penalità, 83 e 85, gran premio da dimenticare per la Heinig, visibilmente contrariata. D'altronde, uscita dalla Riviera che porta poi quell'errore dell'interpretazione proprio sì, dell'ostacolo al numero 7, questo invece è il penultimo errore al passaggio di sentiero e questa invece è la conclusione proprio tutte due, rustico. Tutte e due le barriere, Carlo proprio non si è alzato. Finisce dunque con 20 penalità ed ora la presenza, una presenza regale in tutti i sensi, perché abbiamo in campo il principe saudita Sua Altezza Reale Bin Metab Al Saud Abdullah, principe arabo che monta Obelix, cavallo che proviene dalla scuderia reale dell'Arabia Saudita. Bel binomio questo. È un castrone olandese dal mantello baio di 12 anni. Bel binomio, ha fatto delle bellissime gare in questi giorni. Bellissimo alto, bella azione di galoppo. Molto attento nell'avvicinamento, guarda le orecchie, sempre attenti in avanti. Guarda, guarda. Molto bella l'interpretazione. Facile. Qui della ecco riviera. Sceglie. Bravissimo, lui è stato al centro. Ora la piegata a sinistra per andare ad affrontare l'Oxer delle Margherite in bianco e giallo. Bene, bravo. Fino a questo momento il principe Al Saud. Guarda che reattività questo cavallo. Bellissimo binomio. Avanti, bravissimo, alto sull'ostacolo. Uscito indenne anche dall'Oxer, adesso linea, la parte più difficile tecnicamente, la linea doppia gabbia. Bravo, verticale, bravissimo, adesso bene, ultimo ostacolo. Attenzione all'ultimo ostacolo, l'Oxer rustico,
Bravissimo. Un brivido, però arriva il secondo percorso netto. Bravo davvero, ed è anche un gran tempo, 77-26, il secondo miglior tempo in assoluto. Guarda che con le felicità, bellissime queste immagini che ci propone Umberto Orti, bellissime. Molto molto bella la prova. Guarda, guarda la reattività. Del principe Metab Al Saud, che tra l'altro... Bellissima anche questa immagine, guardala, precisissimo. Molto, che cavallo. Molto molto bello. Guarda. E qui la felicità e le carezze meritatissime, meritate per Obelix. Guarda, guarda il trotto, cavallo sereno, via le redini, cavallo tranquillo. Questi sono grandi cavalli, questi sono grandi cavalli. Il principe Al Saud allora si qualifica per la seconda manche, lui che nel 2006 vinse con il team saudita i campionati asiatici a Doha in Qatar. Esperienze anche i mondiali di Aquisgrana e la finale individuale nel 2007 a Las Vegas, dove entrò nei 40, si classificò al 39esimo posto. Ora Selin Stoffer per la Svizzera. Peccato questo errore, sai, affrontare un gran premio e fare errore, commettere errore numero 3 non è semplicissimo, uno può deconcentrarsi e diventa tutto più difficile. Lei è molto brava, ha un'azione di esperienza. Monta Narcossa, che è uno stallone francese di 11 anni, con cui ha vinto a Trucazzano il Gran Premio, un Gran Premio a 2 stelle, qualche settimana fa, il 24 febbraio. Ero io direttore di campo. Qui si è disunita completamente, sì, nella linea. L'ha ripreso energicamente, il cavallo non ha risposto molto. Guarda, e si ferma. Penso che farà un lavoro sulla doppia gabbia, poi non credo che porti a termine il percorso. Se lo fa, lo fa proprio per lavorare per il futuro, perché non lasciarlo su un'incomprensione che non è utile. Continua la prova la Svizzera. E poi decide di fermarsi subito dopo il suo quinto errore. Si ritira comunque Selin. Questo è l'errore che al praticamente fosso ha compromesso tutto, sì, alla verticale sul fosso. Qui è stata fortunata perché l'asticella, la tavoletta ha ballato. Qua preso in pieno. È rimasta al suo posto. Esce ovviamente contrariata dopo il ritiro. E adesso Natale Chiaudani, cavaliere azzurro, piemontese di Tortona, grande esperienza, che nel palmarès può vantare una partecipazione olimpica nel 96 ad Atlanta, 2 campionati europei tra il 95 ed il 97, l'argento individuale e di squadra ai giochi del Mediterraneo del 97, sempre con lo stesso compagno di gara, Reingold Deluin. È stato probabilmente il miglior cavallo della scuderia di Chiaudani. Natale è un fedele qua a Modena, tutte le edizioni ha partecipato. Anche quest'anno. Bravo Natale. Con la Riviera. Un po' di invito ad andare, è stato molto bravo. Ecco, sceglie la via esterna, bravissimo, bravissimo. Hai visto bella nell'interpretazione. Siccome ha montato molto sulla riviera, il cavallo ha fatto un salto ampio, ha preferito scegliere la strada esterna per poter mettere un galoppo di più, era un po' più di controllo su una tavola molto molto delicata. Lì è stato bravo, questa è l'esperienza del cavaliere. Cavaliere di grande esperienza, l'abbiamo detto. Bravissimo anche qua, molto bravo, su questa gabbia molto delicata. Vediamolo. Esce bene Serdana, questa femmina olandese di 9 anni. Tra l'altro Chiaudani, tanto qui un bravo piccolo brivido all'ingresso della doppia gabbia, è riuscito a recuperare. Bravo, una situazione vediamo non sul verticale, bravo Natale. Molto bene. Attenzione anche al tempo, esatto, dovrebbe essere bravo, dentro. Bravo, bravo. 83-35 e si salva per 6 decimi. 6 decimi, 65 centesimi di secondo, però... Bravo. Complimenti a Natale Chiaudani, primo azzurro a mettere il piede in seconda manche. Grande,
grandissimo, bravissimo Natale. Ha montato davvero, benissimo, ha montato da campione. Montato guarda, molto bene. Qua si tira su perché c'è il verticale un po' corto e infatti ha toccato, ha sfiorato la barriera e poi via. Queste, anche qua, bellissime queste immagini che riproposte al replay. E qui vedete il tempo, 83-35, vi ricordo che il tempo massimo è di 84 secondi, dunque per qualcosa come mezzo secondo abbondante. Natale Chiodani è rimasto dentro il tempo massimo, sarebbe comunque andato alla seconda manche anche con un'eventuale infrazione di tempo, però una cosa è andarci con lo zero, una cosa è andarci con uno o due secondi di penalità. Intanto Luca Calabro con Roger. Guarda. Fa terrore la botticella posta sopra, il cavallo gli si è spostato tutto a destra. Sono strani i cavalli, in certe situazioni lì proprio si è buttato completamente a destra. Poco rivedremo una riviera saltata grande, lui opta per la strada interna, bravo, si sentiva sicuro. Tanto non viene segnalato l'errore. No, non ha fatto errore. No, perché la botticella è all'esterno della bandierina. È vero, sì, è all'esterno della bandierina. Fosse all'interno sarebbe stato errore. Piano lì. Una curiosità che tra un po' andremo a ripescare. Non capita tutti i giorni. Il nostro regista Umberto Orti ce lo ripropone di sicuro. Ultima parte di gara per Calabro e Roger. Bene, il primo elemento. Bravo. Sfiorata la barriera verticale, cavolo l'indecisione, ha pagato l'indecisione in uscita dalla doppia gabbia. Bel percorso comunque, bravo. Mette insieme quattro penalità, può sperare nella seconda manche, dipende anche dal suo tempo. In questo momento è al quarto posto davanti a Romain Duguay, il migliore fino a questo momento dei quattro dei penalizzati. Molto bene, peccato quell'errore, infatti dopo la doppia gabbia non ha avuto una buona direzione. Guarda, anche qua il cavallo gli va a destra, poi lui lo ricorregge a sinistra e il cavallo, vedi, lo deve riportare. E guarda, vedi che lui, ecco, è bellissima questa immagine, energicamente con la redine è un po' zigzagato, esatto, Roger in... e perdi l'attimo di concentrazione. Peccato, bellissima questa ripresa che ci ha fatto vedere esattamente il perché dell'errore. E dunque rimane in sospeso il destino di Luca Calabro. Abbiamo Fabio Crotta. Quando mancano 14 binomi al termine della prima manche. Fabio Crotta per la Svizzera, argento europeo a squadre a San Patrignano nel 2005 con Madame Pompadour. Qui si presenta con Horizon du Roc, che è un castrone self français dal mantello sauro. Qui una decisione sulla riviera. Sulla sì. Riviera. Ho dovuto intervenire energicamente. Gli ultimi due tempi di galoppo stava trottando morbidamente bene sul passaggio di sentiero in bianco e giallo delle margherite. La prima combinazione, brivido sull'elemento d'uscita, vediamolo su questo sfiorato. Adesso si prepara questa girata mano destra per affrontare questa linea formata dalla doppia gabbia e seguita da un verticale ad una distanza di 6 tempi di galoppo. Guardiamolo, fortunato qui, bene, è stato fortunato bene, perché con gli anteriori ha sfiorato, bravo, e poi ha messo insieme il percorso netto, quarto netto su 26 percorsi per Fabio Crotta e Horizon du Roc. Avevo detto che i netti sarebbero arrivati. No, mi piace molto questo sistema di selezione che parte in ordine inverso la classifica ottenuta nella gara di qualifica. Questo dimostra un po' lo stato di forma del cavallo e dei cavalieri. Ecco, vedi qua, vicinissimo. Guardiamolo sul verticale finale, guarda, già qua sull'oxer commette, guarda, la barriera ruota sui ferri. Ed ecco Elad Yaniv per Israele. Elad Yaniv oggi ha vinto due gare, cavaliere di Tel Aviv, nato il 23 maggio del 78, dunque compirà 30 anni tra pochissimo. Oggi in forma, due gare, la gara dei 7 anni e la gara da 1,35.
a Barras. Appassionato di pallacanestro, tifosissimo del Maccabi. Maccabi che tra l'altro è in finale di Eurolega proprio a spese della Montepaschi Siena, che contenderà al Barcellona di, al CSKA di Mosca di Ettore Messina, prossimo allenatore del Barcellona, la Coppa dei Campioni del basket. Bene, cavallo molto potente. Deve correggere l'impeto di Liberty, Yaniv. E qua ha corretto bene. Bene anche sul passaggio di sentiero al numero 10. Vediamolo sulla doppia gabbia. Bella interpretazione, anche se ha avuto che lui un leggero sbandamento. Non è facile proseguire dritto, eh. E finisce con 4 penalità, tempo 79 e 80, diventa lui il migliore dei binomi, ecco, penalizzati. Guardiamo, guarda Valerio, bene qua, molto tranquillo, qua tocca leggermente con gli anteriori, poi guarda, vedi, poi vedi, guarda, a zigzagare, perché l'ha ripreso un po' troppo energicamente e questo ti rompe l'equilibrio, diciamo, su un verticale da 1,60 m del fronte stretto non ti puoi permettere queste distrazioni. Guarda, disappunto sulla, sul viso di Galatti. Per l'Italia, ecco. Juan Carlos Garcia, attenzione al cavaliere nato in Colombia, il 2 ottobre del 67, italiano per passaporto dal 2003, nel 2002, con, nella sua ultima gara internazionale con i colori della Colombia, arrivò quinto, trascinò la Colombia al quinto posto a squadre a Jerez de la Frontera alla, nella quarta edizione dei World Equestrian Games, e poi nel 2006 invece con il generosissimo Alpine si è presentato con i colori dell'Italia. Beh, nel 2004 sesto la finale del World Cup di Milano, poi quarto squadre San Patrignano, esatto, nel 2005 ai campionati d'Europa, bronzo sfiorato di pochissimo. Di pochissimo, e con questo cavallo vincitore 15 giorni or sono alla finale del Toscana del Tour Toscana di Arezzo, Tour della, della Primavera Gran Premio, Toscana, Gran Premio CSI 4 stelle, sempre messo da me, quindi sulle stesse entità. Hamilton Dupéré si chiama questo castrone francese dal mantello sauro. Qui bravo Garcia, bravo, è stato praticamente da fermo, bravo, quel primo elemento della prima gabbia. Queste sono cose che fanno i fuoriclasse, e lui lo è, perché veramente era una situazione, si conoscono bene, per l'amor del cielo, il cavallo molto reattivo, molto bravo, bravo, bene, eccolo qua linea, attenzione adesso sul verticale leggerissimo, oh! Arriva l'errore, leggermente lungo il cavallo, un po' sulla mano, peccato. 4 penalità per Juan Carlos Garcia, 4 netti finora. Garcia si sistema al quinto posto. Guardalo, guarda. Qui rivediamo proprio il momento dell'indecisione alla gabbia, e questo invece è il passaggio dalla seconda combinazione, la doppia gabbia. Sono curioso di vedere la traiettoria. Guardalo. Ecco, si è allargato a destra. Ecco, poi ha rimesso una buona distanza. Il cavallo non l'ha aiutato. Il cavallo non l'ha aiutato. Proprio la differenza tra la mano di Juan Carlos Garcia e quella di Yaniv in precedenza. Lui è intervenuto in maniera meno energica e Hamilton lo ha assecondato, poi toccato con gli anteriori. Per la Nuova Zelanda Bruce Goodin che ha sbagliato al numero 2. Passaggio di sentiero. Fatto uno strano errore, errore di anteriori sulla seconda barriera dell'Oxer, una cosa un po' insolita. Bruce Goodin, 39enne neozelandese, ormai trapiantato da tempo in Belgio dove vive e lavora. Bene la riviera, bene la tavolina. Uno dei pochi cavalieri neozelandesi di esperienza internazionale, ha partecipato a 3 edizioni dei giochi olimpici, Barcellona nel 92, Atlanta nel 2000, Atene nel 2004. Molto corretto, molto composto come cavaliere, visto non è intervenuto niente in quella linea.
leggermente. Bravo Gudin. Che strano errore, visto? Che monta Yamato, questo stallone bello ungherese. Qua fortuna. E qui per Abura, per. Sì. Ha pareggiato. Guarda. Compromesso tutto con un errore davvero quasi inspiegabile dal punto di vista tecnico. Sì, un po' leggero forse l'ha affrontato. Entrato sì, con scarsa cattiveria agonistica, come si dice in questi casi. Finisce con 4 penalità, si sistema al 7° posto provvisorio. Beh, bel gran premio fatto. Comunque deve essere soddisfatto. Bel gran premio. Questa è l'addirittura conclusiva, qui è stato fortunato nell'ingresso con la doppia gabbia sul primo dritto e poi è stato bravo a correggere l'imperfezione. Allora, di carezza, via. Bravo. Vedi la serenità del cavallo? È già come se non avesse fatto niente. E in campo intanto pronto il binomio formato dalla Svizzera Jane Richard e da Casop Dizier, castrone self-français di 11 anni. Subito dopo toccherà a Gianni Govoni. Bene. Jane Richard ha compiuto 25 anni un mese fa. Giovanissima. Formazione svizzera. Svizzera. Vediamo spesso gareggiare in Italia. Sono tanti i cavalieri che vengono volentieri a gareggiare in Italia. Hanno gareggiato a Trucazzano, a Cervia, a Busto. Bene. Eccola, lei sceglie, non si sa bene. Però bene. Alla fine bene. Ha scelto, secondo me ha scelto Casop Dizier alla fine. Bravo, probabilissimo. Bene sul passaggio di sentiero delle Margherite. La gabbia. Un po' forte, brava. Il fine giustifica i mezzi. Passaggio di sentiero un po' sull'esterno. Esatto. Buona però. Piegato, è andata a piegare molto molto largo. Se la vuole assicurare l'ingresso. Sfiora, apica. Aveva già sfiorato l'ingresso però, eh. È arrivato un po' veloce. Rimane su il graziata. Verticale al numero 12. Errore l'ultimo. E non invece il rustico al 13. 8 penalità, anzi 12. 12 penalità per Casop Dizier. Era molto veloce. Ecco, guarda, guarda, guarda. 0-2. Qui rivediamo. Quell'indecisione che non si è ben capito, poi molto brava qua. Bene sulla gabbia di verticali, molto delicata, ben superata. Ecco, purtroppo ecco l'errore. Replicato, ah, due errori, poi, ma scusa, sì, non avevo però visto. Non ce ne eravamo accorti in realtà. No. E allora strada Gianni chiusa per Jane Richard. Gianni Govoni con Joyeux Dopal. Gianni Govoni che con l'Oro Piana a Vigna ha segnato uno storico 5° posto individuale al campionati del mondo. Campionati del mondo nel 2002 a Jerez della Frontera sfiorò l'ingresso nella finale a 4, l'affascinante, quella che prevede la formula affascinante secondo la quale i cavalieri montano a turno tutti e 4 il i cavalli. Il cambio dei cavalli, certo. Con il cambio dei cavalli, quella edizione dominata dalle svedesi. Gianni, mamma mia. Errore alla Riviera per Joyeux Dopal. Che strano errore, proprio camminato sull'acqua. Che peccato. Dai, non è compromesso, non è compromesso. La traiettoria. Solo che adesso deve aumentare un po' la velocità. È intervenuto energicamente prima dell'ingresso nella gabbia. Che peccato. Govoni che si sta assicurando molto il cavallo. C'è qualcosa. Hai visto anche su questo Oxer? Molto attenzione. Eccolo qua. Bravo Gianni. Bravissimo. Eccolo. Vedi? Interviene un po'. Bravo Gianni. Dai che ce la facciamo ancora. Vedi? Come, come deve. Ha il cavallo molto contromano. Molto bravo. Energica. Sì, ha praticamente fatto il tempo. Una prova contromano, come si dice, cioè con la resistenza di Joyeux Dopal. Finisce con 78,52, sesto. Sesto. Mancano 9 binomi. Ecco, guarda. Vedi? Entrare. Cammina. Sì. Che strano. Avete visto?
proprio praticamente saltata da Fir. Qui la... si è alzato molto in aria, invece la Riviera è un ostacolo di estensione, il cavallo dovrebbe andare avanti, non so, guarda, vedi, c'è molto il cavallo contromano. Questo è tecnicamente quello che si intende quando si parla di cavallo contromano, quando c'è il cavaliere costretto ad intervenire con questo movimento, con forza che lo porta addirittura ad inarcarsi sulla schiena. Sì, lui non avendo l'imboccatura, avendo quest'Akmur, deve ancora fare più forza. Però bello, bene. Peccato questo errore a Riviera, ma nella seconda manas la Riviera non c'è. Per l'Argentina, Matias Albarracín. Ha cominciato a guardare due tempi prima il muro. Questo è un ostacolo insolito perché ha il fronte di 7 metri. È una cosa, gli ostacoli generalmente vanno dai 3 metri ai 3 metri e mezzo. Questo è 7, guardate l'ampiezza. Chissà il cavallo cosa ha visto. E tra l'altro è insolito proprio per le dimensioni in larghezza del muro. Esatto. I muretti sono molto più piccoli. Esattamente. Questo è un muro imponente, un ottimo numero uno per un gran premio dove il cavallo deve fare un bel salto, quindi il numero due è già avvantaggiato nell'affrontare il numero due, perché avendo compiuto un bel salto in alto il cavallo è già predisposto, è già sulle gambe. 1,55 l'altezza di questo... Lui non sarà della mia teoria, probabilmente. Probabilmente non sarà d'accordo. Non è d'accordo con me. Diaz Albarracín, nemmeno Leasing, il castrone tedesco di 8 anni. Cavallo giovane, tra l'altro, che un bel cavallo, Albarracín ha portato anche ad Arezzo. Forse anche questa trasferta italiana. Questo fatto d'essere giovane e non abituato a questo tipologia di ostacolo l'ha messo un po' in difficoltà, poverino. Ma non è stata una fermata cattiva, proprio da lontano ho cominciato a guardarlo. Guardavo il tempo, prende il tempo. Ai, questo non ha più speranze di rientrare. Anche nel caso in cui dovessero rimanere 4, sì, le penalità, siamo già oltre i 90 secondi. Che peccato, guarda. Una prova compromessa proprio dal rifiuto, dalla disobbedienza. Vabbè, poi è arrivato anche il secondo errore a chiudere definitivamente la strada 11 del secondo giro. 11 penalità, tempo totale di 95 e 80. Guarda, tutto però compromesso da questa disobbedienza, ma già da lontano ho cominciato a parare. Che bel cavallo, bel gran premio, bellissimi cavalli, molto ben preparati tra l'altro. Sì, sono arrivati. Perfetto anche il terreno di gara, sì, terreno molto elastico, infatti tutti i cavalieri erano molto contenti. Poi abbiamo un pubblico anche oggi che ci sta seguendo. Eccole lì, vedete le tribune sullo sfondo, e Vincenzo Chimirri con 100 like, il suo grigione tedesco di 14 anni. Vincenzo Chimirri, cavaliere danzarese ormai vicentino di adozione, studente di agraria all'Università di Vicenza. E adesso nella Polizia di Stato. Portacolori della Polizia di Stato. Cavaliere velocissimo anche questo. Campione italiano nel 2003 con l'indimenticabile Rosa Ottava. Bene, la Riviera sceglie la via esterna, vedi? Tranquillo. Ha preferito rimettere un galoppo in più, assicurarsi questo ostacolo molto delicato. Ha girato largo. Deve stare attento. Toccato con gli anteriori, però l'asticella del passaggio di sentiero delle Margherite è rimasta su. E questo è l'importante. Bene anche sulla prima combinazione. Bellissimo salto. Ecco, adesso sta aumentando un po' perché si è accorto di essere un attimino sotto cadenza. E rischiare di compromettere il Gran Premio per una penalità sul tempo non è da lui. Oh, che errore salto. Dietro. Errore sulla... l'elemento intermedio toccato con i posteriori. Leasing, sì. 100 like. Errore d'anteriore, errore anche sul passaggio di sentiero rustico. 8 penalità, 2 errori, 83 e 09. Fuori dal secondo giro Vincenzo Chimirri. Peccato perché aveva fatto, guarda, una che bel buona salto. Prova per tre quarti di gara. Ecco qua tocca, sfiora, ma era rimasta su, e questo è l'errore di posteriore ricaduta. E poi d'anteriore il secondo. Bellissime queste immagini
rallenti che ci permettono di vedere proprio nel dettaglio. Ora il 34enne francese Frédéric Lagrange, siamo entrati nella parte conclusiva della prima manche, mancano 7 binomi, compreso questo, alla conclusione del primo giro, poi come al solito un po' di pausa per permettere al nostro ospite e dei suoi aiutanti di campo di sistemare il secondo percorso. Sì, vorrei fare proprio una nota ai miei assistenti, perché sono veramente dei ragazzi fantastici, abbiamo creato un team insieme formidabile e io vi garantisco che senza di loro non si potrebbero fare questi percorsi. Riviera. Disobbedienza alla Riviera qui, ma per da lontano. Li Chi Hoi non ne vuol sapere di andare ad affrontare l'ostacolo d'acqua al numero 6. Ci riprova il francese, vediamo se va meglio. Che strano. Superata in molto tranquillo qui il suo stallone Saint-Français. Poi errore sul verticale al numero 7. Che strani che sono i cavalli. Seconda volta è arrivato senza neanche dover mettere tanta pressione. Già due errori per Lagrange. Sì, la tavola è una conseguenza. Una conseguenza di questo rifiuto. Doppia gabbia. Ben interpretata. Facilmente. Saltando davvero molto bene. Guarda, in questa circostanza. È un peccato perché il 34enne francese aveva dimostrato anche nei giorni scorsi di essere in un buon momento, invece finisce con 13 penalità, penalizzato anche dal tempo, 102,46 il suo tempo totale, anzi 17 poi alla fine. Ah, sì, le penalità, perché vanno aggiunte sì, altri 4 secondi per il tempo. Emanuele Fiorelli per l'Italia, Western Union Jumping de Rosel. Emanuele terzo nel Gran Premio del Toscana Tour del CSI 4 stelle dell'ultima, diciamo della finale del Toscana Tour, molto bene, però montava un altro cavallo. Adesso vediamo con Jumping. D'altronde l'ordine d'ingresso dimostra che nella qualifica è andato molto bene, perché entra per, dunque ce ne sono ancora 6, quindi sest'ultimo. Sest'ultimo, sì. Per Emanuele Fiorelli, pesarese, che ormai vive a Varese stabilmente. Jumping de Rosel è un castrone Saint-Français, figlio di Letot de Semilly, grande cavallo. Sì, fantastico. Cavallo straordinario. Fantastico. Tantissimo fino qua. Emanuele, calmo. Bene sul un po' vicino, in bianco, verticale di tavolo e barriere, bene anche sull'acqua. Qui ha puntato dritto il centro del numero 7. Adesso poi ha avuto tutto il tempo per ricreare la situazione. Bravo, adesso c'è la gabbia piano. Bravo. Gabbia che è difficile. Bravo, tanto perché Emanuele. Combinazione e poi perché il primo è in linea, il primo elemento finisce con una barriera, il secondo con una tavola e dunque è ancora più leggero. Bravissimo. No. Molto bravo. Bene. Verticale. Bravo Fiorelli in questo momento. Fantastico, bellissimo salto. Attenzione all'ox rustico. Vai. E bravo Emanuele Fiorelli. Dunque abbiamo detto dello stato di forma per gli azzurri, dopo quello di Natale Chiaudani è il quinto in totale, 5 zeri fino a questo momento, e ancora speranze di entrare in seconda manche sia per Juan Carlos Garcia sia per Gianni Govoni. Questa è addirittura la doppia. Guarda come va dritto. Ah, peccato, è interrotto, però era dritto, perfetto. Qui poi si è voltato Fiorelli perché ha sentito il tocco sul
barriera rustica. Ci sta, eh. Ecco, Chiara è rientrata dopo un brutto incidente subito a Bologna e questo direi che è il suo primo Gran Premio della stagione importante. Nella qualifica ha fatto un bellissimo percorso netto, adesso guardiamo su questo Gran Premio. Chiara Righetti monta Arpon du Bourdat, castrone dal mantello sauro, castrone francese. L'anno scorso Righetti porta colori dell'esercito. Sì, l'anno scorso ha fatto parecchie coppe delle nazioni, tra le quali Piazza di Siena, molto bene, è un bellissimo binomio. Tra l'altro a maggio dell'anno scorso, peccato davvero per questo errore posteriore sul verticale numero 7. Dicevo, a maggio dell'anno scorso in Coppa delle Nazioni a Linz, nel Xio austriaco, secondo posto, arrivò sul podio. Sì, ero io direttore di campo, quindi lo so bene. E fece tutta la stagione alla grande, proprio veramente. E adesso direi che, essendo il suo primo Gran Premio di quest'anno, si sta comportando molto bene fino a questo momento. Doppia gabbia per Brava. Guarda, bellissima, verticale in linea. Qui un che peccato quell'errore dopo la riviera. Decisione. Passaggio di sentiero rustico per chiudere. Errore. Un po' vicina, un po' troppo vicina. Un errore che chiude la strada. Beh, direi che come debutto stagionale Chiara sì, può essere solo soddisfatta. Sì. Assolutamente. Dopo, ecco, guarda, di posteriore. Di Modena, sì, con il posteriore attaccato. Il cavallo rimane un po' basso di schiena. E intanto, quando mancano soltanto quattro binomi alla conclusione, possiamo sicuramente dire che sono dentro. È dentro sicuramente Juan Carlos Garcia, che è il sesto in questo momento. E Gianni Govoni settimo. Netti, e anche Gianni Govoni. Ah, Luca Calabro, il decimo. E Luca Calabro. Sì, un tempo più alto. È importante il tempo. Partita la prova intanto di Jérôme Debat-Montagnier, 34enne cavaliere transalpino, che monta Idem de Beneville, che è uno stallone francese di 12 anni. Si è alzata anche una leggera brezza che non guasta, perché oggi faceva caldo. Giornata meno arroventata di quella di ieri, quando si sono sfiorati sì, addirittura i 26 gradi. Oggi il vento che spira dall'Appennino modenese mitiga un po' la temperatura. Bene fino a questo momento. Ottimo sulla gabbia di verticali. Molto pulita, diligente questa per sì, Idem. Adesso vado ad affrontare la seconda combinazione, l'ultima. Peccato. Un po' pigro sull'elemento intermedio. Poco reattivo. È entrato molto in maniera sciolta, secondo me. Errore l'ultimo. Errore anche sull'elemento conclusivo, sul passaggio di sentiero rustico. 8 penalità per Jérôme Debat-Montagnier e Idem de Beneville. Qui vediamo proprio il momento dell'errore sulla doppia gabbia. Un po' rilassato, è qua un po' troppo vicino. Un po' vicino all'ostacolo. Questo è il primo piano di Montagnier e adesso tocca al cavaliere giapponese Taizo Sugitani, 32enne di Osaka, ultimo di una dinastia di grandi cavalieri, sia il nonno che il papà hanno avuto la possibilità di partecipare alle Olimpiadi, il nonno Koichi Kawaguchi, il papà Masayasu Sugitani. Anche lui non è mai mancato. Tre edizioni dei giochi olimpici per lui, 96, 2000, 2004, sempre con la Malushi, il suo cavallo straordinario. Poi lui è un bellissimo assetto, d'altronde monta con un grande tecnico che è Noren, che tra l'altro ha preparato anche la squadra italiana per anni. La riviera, acqua.
eliminato per caduta su Ghitani. Brutta caduta. Non si è fatto male. Si è rialzato il cavaliere nipponico. Rimasto sorpreso, eh sì. Non si aspettava. Guarda, lì allarga un po' le gambe, il cavallo gira a sinistra e poi disarcionato. Ghitani che bravo a non lasciare le redini di California, il suo stallone grigio di origine tedesca. Peccato per l'eliminazione. Guarda, guarda Taizo, allarga le gambe per, mamma mia, non si è fatto niente, per fortuna. Ha rischiato davvero di farsi male. Si è accorto che il cavallo non avanzava, ha allargato le gambe per incitarlo maggiormente, non è stato sufficiente. Sufficiente per ecco Giulia. Giulia Martinengo Marché, mazzone portacolori del corpo dell'aeronautica, aviere che l'anno scorso con Atletica ha vinto. Iscrisse il suo nome nell'albo d'oro del Gran Premio di Modena, tra l'altro spezzando una egemonia straniera che durava dal 2000. Nel 99 vinse Gianni Govoni e nel 2007 si impose proprio Giulia Martinengo. Oh, brutto errore. Gli ha guardato il fosso il cavallo. Sul verticale. Peccato. Al numero 3, verticale su fosso per CT, il suo castrone baio di origine tedesca. 4 penalità, può rimanere dentro i 10, ma deve ovviamente adesso pigiare sull'acceleratore, deve fare esatto. Un gran tempo. Punto di riferimento in questo momento il 77-72 di Juan Carlos Garcia, o meglio l'80-68 di Bruce Goodin, il neozelandese. Deve stare dentro l'80-68, ovviamente non deve commettere altri errori. Adesso molto precisa, peccato quell'errore. Bene sul passaggio di sentiero al numero 10, tavole e barriere, ora la doppia gabbia. Mamma mia, che incompressione. Qui ha attraversato praticamente il numero 10 e adesso va a saltare. Guarda, che peccato. Il passaggio di sentiero rustico, gara compromessa. Finisce qui l'avventura della campionessa in carica, che chiude con 8 penalità. Tempo tra l'altro era buono, 80-54. Sarebbe senza rientrata. Quell'errore sarebbe rientrata, sì, avrebbe proprio preceduto Bruce Goodin. Niente da fare invece per Giulia Martinengo Marché. Allora, intanto possiamo dire che sia Garcia sia Govoni sono e dentro. Anche Elad Yaniv sono dentro, anche Goodin. L'unico che rischia in questo momento è Luca Calabro, che è decimo in questo momento. Solo Manfred Müller può estromettere l'azzurro dai 10 che si disputeranno la seconda manche. Lo svizzero che con Chinox Boy, il castrone di 11 anni della scuderia Müller, è in testa alla classifica provvisoria dopo la prova di qualificazione di venerdì, che però non conta punto di vista della classifica finale del Gran Premio. Era puramente un'indicazione per dire lo stato di forma del binomio. Molto preciso. Sfiorato la barriera dipinta di bianco del verticale, ma errore all'acqua. Errore alla riviera. 4 penalità per Müller. Poi ha scelto la strada larga. Sul passaggio di sentiero gabbia, un errore lo strometterebbe dalla seconda mano. Adesso deve anche pigiare sull'acceleratore per rientrare. Entra nel adesso tempo. Nel secondo minuto di gara, errore. Sì. Errore sull'elemento d'uscita della doppia gabbia, e allora anche per Manfred Müller finisce l'avventura nel Gran Premio di Modena. Chiude con 8 penalità nel tempo di 79-75, e allora possiamo anche stilare quella che è
l'ordine di partenza della seconda manche. Comincerà proprio Luca Calabro con Roger, quindi Bruce Goodin e Yamato, l'israeliano Elad Yaniv con Liberty, quindi gli azzurri Gianni Govoni e Juan Carlos Garcia, seguiti da Natale Chiaudani, poi Niall Talbot, Emanuele Fiorelli, il principe Abdullah bin Al Saud e Fabio Crotta, che ha il miglior tempo, 76 netto, lo vedete in grafica. Questi sono cinque italiani. Cinque i primi italiani. Otto, mancano anche Goodin e Calabro, mancano Yamato e Roger, eccoli qui. Fino al decimo posto di Luca Calabro sono i binomi ammessi alla seconda manche, dunque tra circa 10 minuti comincerà la seconda manche. Diamo il tempo allora ad Uliano Vezzani di andare a sistemare, a dare le direttive ai suoi aiutanti di campo. Noi ne approfittiamo magari per rivedere qualche percorso, cominciando proprio da quello di Niall Talbot, che è stato il primo netto in ordine cronologico. Eccolo qui, era sceso in campo per 19esimo Niall Talbot, l'irlandese. Irlanda che ha una grande tradizione, come tutti i paesi britannici, tra l'altro la squadra di Coppa delle Nazioni è stata per anni nella Super League, nella Samsung Super League, pescando tra l'altro dall'esercito irlandese. E questo è il percorso netto di Techie D, uno stallone svizzero di 14 anni, montato in maniera molto molto precisa da Niall Talbot. Questo è il superamento del passaggio di sentiero con le margherite e poi la prima combinazione delle due previste in questo percorso. Tra l'altro la gabbia, la doppia gabbia che stiamo per vedere tra poco, eccola, rimarrà per due terzi perché verrà ridotta a combinazione semplice, dunque va via l'ultimo elemento, restano i primi due per trasformarla nella gabbia. Qui il pugno al cielo di Niall Talbot, primo percorso netto in ordine cronologico di questo Gran Premio, della prima manche del Gran Premio Città di Modena. Ecco l'ingresso nella doppia gabbia e poi l'uscita dal campo di gara con il tempo di 82 e 85, ma soprattutto con lo zero nelle caselle nella casella delle penalità. E qui un binomio che ha molto ben impressionato, quello formato da Sua Altezza Reale il principe Bin Metab Al Saud Abdullah con Obelix, castrone olandese di 12 anni, acquistato tra l'altro da pochi mesi dalla scuderia saudita di proprietà del principe. I paesi arabi hanno una grande tradizione nella monta, sia nel salto ostacoli sia nel galoppo. Ovviamente la Godolphin è la scuderia di proprietà dello sceicco del Dubai, ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti Mohammed Al Maktoum, marito di Aya di Giordania, la principessa che giusto un anno fa è diventata mamma per la prima volta, principessa di Giordania, presidentessa della Federazione Equestre Internazionale. Tra l'altro Sheikh Mohammed ha gareggiato anche in Italia nell'endurance, mentre qui il principe Al Saud
festeggia con Obelix il percorso netto. Prenderà il via per penultimo, dunque con tanti punti di riferimento. Dietro di lui, o meglio davanti a lui, soltanto Fabio Crotta con Horizon du Rock che partirà per ultimo. Bellissima immagine qui del cavaliere saudita che abbandona le redini per abbracciare quasi il suo compagno di gara. Ancora dettagli del pubblico del Parco Novi Sad. Siamo praticamente all'esterno della cinta muraria di Modena. Quella che era il cortile esterno, lo spazio prospiciente, la fortezza modenese della famiglia Estense, i duchi d'Este. Intanto Umberto Orti ci ripropone la prova di Natale Chiaudani, il cavaliere azzurro che subito dopo la prova di Al Saud collezionato il terzo percorso netto, primo degli italiani. Percorso netto sfiorato in precedenza da Luca Calabro. Comunque per il cavaliere azzurro la soddisfazione, nonostante le quattro penalità, di entrare nei magnifici 10 che tra qualche minuto si contenderanno il Gran Premio di Modena. 5 italiani, uno svizzero, un irlandese, un israeliano, un neozelandese e un rappresentante dell'Arabia Saudita. Questa la composizione dei 10 binomi in campo. Non ci sono cavalli italiani. Tre azzurri montano tre cavalli francesi, Joyeux d'Opale con Gianni Govoni, Jumping du Roselle per Emanuele Fiorelli e Hamilton de Perret con Juan Carlos Garcia. Govoni, Garcia, Yaniv e Goodin, oltre a Calabro, hanno quattro penalità, dunque partono gravati di un errore, mentre Natale Chiaudani, che abbiamo appena visto, mentre questa è la riproposizione del percorso netto di Fabio Crotta, al pari proprio dello svizzero, comincia da zero. Natale Chiaudani tra i cavalieri che hanno messo a segno il percorso netto è quello con il tempo più alto, dunque prenderà il via per sesto nella seconda manche. Una seconda manche che si disputerà su un percorso accorciato rispetto alla prima, saranno 8 ostacoli per 9 salti con una sola combinazione prevista, proprio la gabbia. Gabbia che è diventata il quinto ostacolo, dunque posta esattamente al centro del percorso che assegnerà il Gran Premio di Modena. Otto ostacoli per 9 salti, sale la musica e saluta l'ingresso sul campo, uscita dal campo prova per Luca Calabro con Roger. Tornato intanto in postazione Giuliano Vezzani dopo aver dato un'ultima occhiata alla sua creazione. Bentornato Giuliano. Grazie a voi.
Allora, dicevamo, 8 ostacoli per 9 salti, una combinazione, la doppia gabbia, eccola lì sull'esterno, sulla destra del vostro teleschermo, che Calabro è andato a controllare, ridotta a gabbia, dunque sì, combinazione semplice. Ho tolto l'elemento A di questa seconda manche, si comincia sempre con il muro dell'Accademia, sì, poi al numero 2 il passaggio di sentiero. Di sentiero, quindi il verticale di Fossi. Poi però si sceglie una strada interna rispetto alla precedente. Esattamente. Perché la triplice è stata eliminata. Qui vediamo sì, proprio l'ingresso di Calabro. Allora descriviamo subito il percorso. Muro dell'Accademia, poi passaggio di sentiero. Passaggio di sentiero. Qui praticamente il verticale sul fosso, saltato in diagonale per accorciare, come spesso succede, la distanza. Si gira all'interno per andare sì, a saltare questo ostacolo inedito, ovvero nuovo. Il passaggio di sentiero al numero 4, due errori per sì, Calabro, poi la combinazione e quindi il ha forzato un po' troppo. Il verticale al numero 6, quello che in precedenza era l'ultimo, il penultimo ostacolo, poi l'ingresso della combinazione precedente e l'uscita affidata a questo passaggio di sentiero. Brutta prova per Luca Calabro, anche un po' appesantito Roger in questa circostanza, finisce con 20 penalità totali, 47 e 91. La lunghezza di questo percorso è di 350 metri, la velocità è sempre di 400 metri al minuto, la velocità richiesta ai binomi. Si desume che il tempo, tempo massimo sia di 53 secondi e il tempo limite di 106 secondi. Bruce Goodin per la Nuova Zelanda, ed è stata una buona impressione il giovane neozelandese. Sì, adesso è un percorso ridotto, meno tecnico, per consentire una maggiore velocità e un maggiore spettacolo. Valgono le penalità delle due mans col tempo riportato in questa seconda mans per la classifica finale. Bruce Goodin parte da 4 penalità, comincia la prova con il muro dell'Accademia, poi il passaggio di sentiero al numero 2, quindi il verticale sul fosso al numero 3. Bene, a questo momento gira corto, piccola indecisione nella girata, si è un po' piantato. Bene il numero 4, adesso la combinazione che adesso si affronta da mano sinistra, non più da destra. Peccato l'errore d'ingresso intermedio sull'elemento d'ingresso, sì, il verticale al numero 6, poi la piegata a mano sinistra molto lunga per affrontare il verticale di tavole e barriere dipinto in giallo e nero. Ed ecco, e poi la conclusione affidata al passaggio di sentiero. Bene, di tavole e barriere. Finisce con 8 penalità totali. Goodin 44-97. Tempo di 44-97, dunque per ore primo. Due errori e ovviamente scavalca Luca Calabro. Qui rivediamo l'uscita proprio dal percorso. Carezze comunque per Yamato, questo stallone ungherese di 11 anni, molto tranquillo, si avvia verso il meritato riposo in scuderia. Elad Yaniv, Israele, Liberty. Un errore il primo percorso. Percorso comunque ben interpretato dal cavaliere di Tel Aviv. Liberty è un castrone tedesco. Ben superato il numero 2, si allarga per poter girare corto, benissimo, visto si è allargato per affrontare il fosso in diagonale e stringere la girata. Bene sul passaggio di sentiero al numero 4, ora la combinazione. Bene l'ingresso. Molto deciso in questa circostanza. Bene anche sul non è velocissimo al 6, sì, sta facendo di un percorso di precisione. Ritmo un po' cadenzato, bene sul ecco, verticale, adesso aumenta un po' per la parte finale e finisce con il percorso netto in seconda manche, dunque rimangono 4 le sue penalità e ovviamente andiamo ad appuntarci il tempo 45 e 42, non velocissimo però intanto a 0 0 in seconda manche e dunque 4 penalità totali. E adesso subito la prova
della prova, perdonate il gioco di parole, il test sulla prova di Yaniv, da uno che con il cronometro è amico, molto amico, molto molto, un rapporto particolarmente efficace, ovvero Gianni Govoni. Peccato quell'errore alla Riviera. Joyeux Dopal, Castrone Sel Francais, figlio di Diamant de Semilly, altro dici poco. Interprete straordinario nell'equitazione di qualche anno fa. Molto bene, Gianni concentrato, sta facendo fare un giro il cavallo, si sta guardando intorno per vedere qual è la linea migliore per partire. E comincia la caccia. Via. Di Gianni Govoni al 45-42, ovviamente senza errori, di Elad Yaniv. Bravo Gianni. Un rischio, Molto non, aggressivo, non gli veniva bene la distanza. In questo inizio. Ha cercato molto la distanza. No. Errore sul passaggio di sentiero al numero 4 per il disappunto. Peccato. Del pubblico modenese e di Giuliano Vezzani. Gianni Govoni che è nato a Finale Emilia ma vive a Modena, questo è praticamente il gran premio di casa per lui. Che peccato. Peccato per quell'errore. Era come, bravo, al solito Gianni, velocissimo, 42-63 il suo tempo, però diventano 8 le penalità. 8 penalità totali. Eccolo l'errore in seconda manche. Mentre saliva, proprio sfiorata la barriera. È molto bello. E questa è l'uscita dal percorso, il passaggio di sentiero al numero 8. Juan Carlos. Juan Carlos Garcia, ancora per l'Italia, Hamilton de Perret. Altro Castrone Sel Francais dal mantello Sauro. Entrato con estrema tranquillità Garcia in questo secondo percorso, cavaliere che è arrivato in Italia nel 1987, ha cominciato a lavorare a San Patrignano e nel 2003 è diventato cittadino italiano dopo aver disputato 2 edizioni dei giochi olimpici con la giubba colombiana. Bene all'1, non sta forzando molto. Bene al 2. Anche Garcia ha un errore in prima manche, gli serve un tempo sotto i 45-42 per andare al comando. Gira stretto, bravo. Direzione gabbia. Entra deciso nella gabbia. Bene fino a questo momento, verticale al numero 6. Bene, via adesso. Con la piegata a mano sinistra, qui ha accelerato decisamente l'andatura perché siamo ormai nella parte conclusiva del percorso. Via adesso. Verticale in giallo-nero e poi di galoppo verso la conclusione. Grande. Del percorso. Bravo. Percorso netto per Juan Carlos Garcia, 4 penalità totali, tempo 45-36, dunque per 6 centesimi di secondo va al comando. Bravo Juan Carlos, 45-36 con un errore, dunque per il cavaliere colombiano comunque la soddisfazione di entrare almeno nei primi 5, il sorriso si allarga sul volto di Juan Carlos Garcia, salutato dal pubblico ai bordi della pista, non ci sono praticamente più posti in tribuna, anche questa è una bellissima immagine del successo del Gran Premio di Modena. Natale Chiaudani, la risposta, qui cominciano i percorsi netti con Chiaudani e Seldana, questa femmina olandese di 9 anni. Tra l'altro una caratteristica degli ultimi anni di carriera di Chiaudani, lavorare sempre più spesso con soggetti molto giovani, lui che ama anche le competizioni proprio per giovani cavalli. È bravo. Bene. Bene. Ovviamente il vantaggio di Natale Chiaudani e degli altri 4 binomi che scenderanno in campo è quello di poter contare su un percorso immacolato fino a questo momento, dunque poter giocare anche sul cronometro, bene sulla gabbia. Bravo Natale, molto concentrato e sta spingendo in avanti.
molto bene, molto elegante. La piegata a mano sinistra per affrontare il verticale. Adesso dritti verso l'ultimo ostacolo, passaggio di sentiero. Grande. Doppio netto per Natale Chiodani e poi il suo classico ormai arrivo quasi come da galoppo in pista dritta. Guardate la gente, le redini che vengono mollate. 43-58, comunque un gran tempo in ogni caso per Natale Chiodani, sotto i 44. 43-58, doppio netto per l'azzurro. Guardate che Natale, si toglie il cappello per salutare, addirittura cap regalato. Cap regalato, credo però no, al suo gruppo. Esatto, bravo. Ecco, si è allargato un po' solo dopo il 3, però ha avuto una bella traiettoria per il 4, ha recuperato qualcosa. Bene la galoppata finale, molto sicuro, preciso e via, e via. Ed eccola proprio la conclusione. Bellissimo. E adesso il tentativo di Niall Talbot, l'irlandese, con Techie D, stallone svizzero di 14 anni, dal mantello sauro, cavallo di bel modello, e Talbot ha ben interpretato nella prima manche, è stato lui il primo ad uscire dal campo ostacoli senza errori. Esatto. Nel primo percorso parte la caccia al 43-58 del cavaliere di Tortona. Cavaliere veloce, brutto salto, non è stato un bellissimo salto sul numero 2, ripreso subito agli ordini il cavallo. Bella questa girata a destra nel galoppo, il passaggio sentiero numero 4 ben superato. Qui Govoni ha pagato. Sì, ha stretto la curva bene sulla gabbia. Bene Talbot. Sulla gabbia, sì. Pizzico di fortuna, sì. Qui sul sta stringendo verticale. Molto, sta stringendo. Galoppata finale, ha pagato veloce il rischio. Qui arriva e che tempo aveva? Troppo rischio, aveva un tempo sotto i 43, 42 e 79, ha rischiato tantissimo, non poteva fare altrimenti in quella circostanza Talbot. No, era anche molto lungo, però molto lungo. Qui rivediamo proprio l'uscita dal numero 6. La qui barriera rimane ed eccolo il momento decisivo. Un po' lungo, il cavallo è arrivato lungo, non è riuscito ad alzare i posteriori. Ci ha provato, Va al secondo posto Niall Talbot, proprio alle spalle di Natale Chiodani. Resiste il primo posto dell'azzurro. E ora Emanuele Fiorelli per il derby. Western Union Jumping de Rosel, Castrone Saint-Français, la scuderia di Fiorelli, Castrone di 11 anni. Comunque 5 italiani nei primi 10 posti, direi che è molto soddisfacente. È comunque un bel accesso alla seconda manche. Un bel risultato. Sì. È un momento di forma, tra l'altro li ho visti durante le 6 settimane del Toscana Tour comportarsi molto bene. Gianni Comuni ha vinto un gran premio, Garcia ha vinto un gran premio, Bicocchi un altro gran premio, Emanuele Fiorelli terzo in un gran premio sempre del 4 stelle, quindi secondo me la stagione si è aperta proprio molto molto positivamente per i nostri colori. E tra l'altro ricordiamo ancora i due posti, sì, nelle due coppe delle nazioni di ieri in Belgio ed in Ungheria. È cominciata la gara di Emanuele Fiorelli, al termine del premio avremo solo tempo per i saluti, per riepilogare velocemente la classifica finale, poi subito linea a Roma. Peccato per Jumping de Rosel, errore al numero 4. Che peccato. Errore poi replicato sul verticale al numero 6. Prova decisamente compromessa per il binomio Fiorelli-Jumping. Finisce comunque la prova con 12 penalità totali. Terzo errore, 3 errori. Ha pagato un po' anche la stanchezza in questa parte finale. Jump di Rosel. Peccato, perché dopo quell'errore. Settimo posto provvisorio, subito davanti a Luca Calabro. Ed ora il cavaliere saudita, esponente della famiglia reale, il principe Abdullah bin Metab al Saud, su Obelix, Castrone olandese
entrato da poco tra l'altro nella scuderia reale. Questo è un bel binomio. Ho impressionato nella prima manche, adesso affrontano questa seconda parte del percorso. Cevuliano, nel mondo arabo c'è una grandissima tradizione equestre, sia nel salto ostacoli ma anche nel galoppo, soprattutto con soprattutto, la Godolphin, esatto. Nell'endurance con lo Sheikh Mohammed Al Maktoum, che spesso gareggia anche in Italia. Comunque adesso il salto ostacoli sta prendendo piede anche da loro e si stanno comportando molto bene. Lui tra l'altro è medaglia d'oro ai giochi asiatici. A Doha nel Qatar nel 2006. Molto bene. Un brivido, un po' grande. Sì, adesso deve riprendere perché questo verticale è un bel binomio. Bene questo, sulla gabbia, grande decisione. Verticale, qui peccato. Però finisce l'avventura del principe saudita. Per il primo posto. Per il primo posto quantomeno. Chiadani comunque è sul podio. Mal che vada sarà secondo perché manca soltanto il percorso di Crot. Quattro penalità per il principe saudita Al Saud. 43. Scivola al terzo posto dietro Niall Talbot. E allora, come nelle migliori tradizioni, un concorso, quello modenese, che è vissuto praticamente sulla sfida Italia-Svizzera, non poteva che concludersi con Fabio Crotta. Sfida individuale tra Fabio Crotta e Natale Chiaudani. Finora l'Italia ha conquistato 13 delle 19 categorie, 13-5, e adesso Fabio Crotta con Horizon du Rock prova a strappare a Natale Chiaudani. Un brutto cliente per Natale. Quella che sarebbe la medaglia più pregiata di questo concorso modenese, insieme con il Toscana Tour, ha aperto la grande stagione all'aperto della equitazione di casa nostra. Comincia la caccia di Fabio Crotta al primo 43 posto. E 58 di Natale Chiaudani. Questo è il tempo che Crotta deve fare, ovviamente senza commettere errori, se vuole scalzare il piemontese dal primo posto. Brivido sul passaggio di sentiero. Per il momento è meno veloce di Natale. Vediamo la parte finale però. Un altro brividino. Ha toccato con gli anteriori. Qui sta aumentando l'andatura Horizon du Rock. Esce bene dal verticale. Siamo nell'ordine dei 40 secondi. Attenzione a questo salto. Percorso netto. Decide il cronometro. 44-14. Allora vince Natale Chiaudani. Il Gran Premio di Modena. Resta in Italia dopo la vittoria del 2007 di Giulia Martinengo Marché. Stavolta tocca a Natale Chiaudani, che dunque conquista per la prima volta nella sua carriera la edizione numero 12 del Gran Premio Internazionale Città di Modena. Noi abbiamo soltanto il tempo per riepilogare la classifica. Il podio: al primo posto Natale Chiaudani, al secondo posto Fabio Crotta, unici due a mettere assieme il doppio netto in questa giornata finale, al terzo posto Niall Talbot, poi il principe Al Saud, quindi Juan Carlos Garcia quinto, e Elad Yaniv al sesto posto, Gianni Govoni, Bruce Chiudi, Emanuele Fiorelli e Luca Calabro. Lo vedete in grafica. Io ringrazio Umberto Orti, grazie ovviamente a Giuliano Vezzani. Grazie per quanto riguarda gli appuntamenti con te, ci vediamo a Cortina per la seconda tappa del Dodo Speedmaster. Ovviamente la grande equitazione continua, l'appuntamento, segnatelo in agenda, è quello per l'ultima settimana di maggio a Piazza di Siena in Roma. Immagini conclusive dedicate al vincitore del Gran Premio di Modena, Natale Chiaudani. Noi chiudiamo qui, linea alla pallanuoto. Buon proseguimento di serata a tutti.